una delle caratteristiche, a mio avviso, fondamentali che rendono estremamente, come dire, affascinante il suo percorso è quella idea che Caccia ha, sottesa, mai pubblicamente o teoricamente dichiarata, che in fin dei conti l'architetto è uno sceneggiatore, o meglio un interprete di una visione ideale della società e quindi delle singole persone che sono destinate ad abitare nelle sue architetture, in cui il contributo di questo interprete, di questo regista, di questo sceneggiatore è molto forte. Per esempio ricordo che una volta davanti alla piazza San Babile che si stava costruendo appunto in quegli anni, ragionando con la pianta davanti, mi diceva: sai Iracia, perché ho fatto questo passaggio qui? Perché l'avvocato che esce dal portico del Palazzo del Toro e deve andare a prendere i tassi di fronte, se io non faccio un percorso intermedio deve fare tutto il giro della piazza. Allora io creo, diciamo, questi percorsi sguscianti perché tengo conto dei flussi. Oggi è diventato, come dire, un tema, per così dire, di grande attualità, che però dimostra appunto la sua attenzione al funzionamento anche psicologico delle sue sistemazioni urbanistiche, delle sue architetture, dei suoi oggetti. Ecco, lui teneva veramente molto a questo aspetto anche della praticità. L'architetto, diceva, è un interprete, quindi è un servitore. Poi dopo ci ha pensato un po', ha detto però è anche un dittatore alla fine, perché fa sempre quello che vuole lui. E questo era un po', diciamo, lo stile di Caccia.